E là? Che casa vuoi? Sai, non ce la faccio a non pensare a te, perché ho sempre l'incubo del tuo sedere che si gonfia di smisura. Casa! Adesso ti faccio vedere io! Scusate, era Vicky. Fa tanto l'arrogante, gli ho dato una lezione, anche se verrà a darmi delle botte. Allora, oggi voglio tornare a parlarvi di un gioco che ha a cuore il mondo di Alien. Però questa volta, avete presente Cadillac e dinosauri? Prendete quel tipo di gameplay, ci ficcate dentro gli alien e i predator e otterrete un gioco sufficientemente esplosivo. Capcom fa il segno nel cuore degli appassionati ancora una volta. Vi ricordate i film di Alien vs Predator eccetera eccetera? Ok, questa volta nel 94 rilasciò un altro gioco dedicato a quel celebre brand, Alien vs Predator, per sala giochi. La storia ci vede ambientati in un lontano futuro nella costa ovest degli Stati Uniti, a Sandred, che sembra una cittadina un po' lontana da Los Angeles. In pratica sono arrivati gli aliens, gli xenomorfi, nel nostro pianeta e noi purtroppo non riusciamo a fermarlo. Questa terribile invasione, intendo, E purtroppo bisogna intervenire immediatamente per fermarli, ma ci saranno interventi inaspettati. Che cosa vi devo dire? Graficamente il gioco com'è? Se avete giocato al titolo Cadillac vs Dinosaurs, vi assomiglierà parecchio, perché abbiamo le ambientazioni che sono futuristiche, è vero, ma ben realizzate e discretamente ben disegnate, con una giusta dose di colori. Forse sono un po' troppo luminose, ma chi se ne frega. Poi anche i personaggi, non soltanto i nostri protagonisti, ma anche addirittura gli avversari secondari, anche i boss, ben ispirati tutti quanti, ma io dico che secondo me sono più concentrati sugli xenomorfi e sui predator che sugli esseri umani, che mi sembrano un po' delle macchiette fatte così, ma del resto non possiamo pretendere tanto dalla Capcom, che nonostante tutto ha fatto del suo meglio qua. Per l'audio invece possiamo dire che abbiamo effetti sonori buoni, che sembrano provenienti da Cadillac vs Dinosaurs e anche da altri giochi simili del periodo. D'altronde Capcom riciclava molto spesso i suoi effetti sonori. Poi abbiamo musiche di sottofondo che non sono niente male, tra l'altro, che sono orecchiabili e adatte per questo sistema arcade, è vero. Peccato soltanto che, non sono il massimo, ma sono ancora valide. E ovviamente sulla giocabilità, Alien vs Predator cos'è? È un picchiaduro a scorrimento, come Final Fight, o Cadillac vs Dinosaurs, infatti, è proprio così. Questo gioco sa essere molto divertente, tra l'altro, perché se non lo sapete, abbiamo un joystick che va a 8 vie e ben 3 pulsanti per giocare, in cui sono l'attacco, il salto ed effettuare le prese. Se facciamo le giuste combinazioni possiamo fare delle mosse offensive veramente micidiali. E ogni volta che scegliamo un personaggio, state attenti, ci sono 4 personaggi da scegliere, sono 2 Predator, il maggiore Shepherd e il colonnello Lin, che ognuno di loro ha una loro velocità, una loro potenza e una loro resistenza. Sceglieteli bene. Insomma, a seconda del personaggio che scegliete, aumenterà la difficoltà oppure forse diminuirà. Comunque, il gioco sa essere molto difficile, perché tra l'altro io ho notato che nonostante sia bello graficamente, è vero, e anche ottimo nel sonoro, per la giocabilità si è notato che ci sono più di 12 avversari su schermo e non subiremo neanche il minimo rallentamento.
E questo può essere una cosa positiva, soprattutto per chi cercava un gioco proprio fluido che non rallenta mai. Poi, come negli altri giochi classici del genere della Capcom, possiamo ripristinare la nostra energia raccogliendo cibo e possiamo anche addirittura raccogliere armi con delle munizioni che finiscono. E ci servirà soprattutto per fronteggiare avversari molto più agguerriti. Anche i Predator possono raccogliere armi. E a un solo giocatore sì, è divertente, ma a due giocatori secondo me il divertimento raddoppia. Questo gioco, se volete recuperarlo, c'è solo per il sistema arcade Capcom. Non è mai stato convertito. Era stata annunciata una versione per il 32X, ma non è mai stato convertito. Peccato. Avrei sperato almeno per PlayStation. Ma del resto, comunque, alcuni dei personaggi presenti in questo gioco verranno utilizzati come semplici cameo negli altri giochi della Capcom, come gli Street Fighter. Ma questo lo lascerò a voi, il giudizio. Ci vediamo domani, ciao!